Si era lamentato di questa palla che non entrava, oggi è entrata per due volte ma non è bastata a questo Grosseto, Grosseto che forse ha il rammarico per qualche occasione sprecata. Sì, c'è questo rammarico, ma io non vado a vedere queste cose, vado a vedere il fatto che eravamo passati in vantaggio, che abbiamo concesso due gol all'avversario, che dobbiamo lavorare molto perché tanti dei ragazzi che sono arrivati non avendo giocato né partite né in precampionato né in campionato né in Coppa Italia sono indietro sotto l'aspetto fisico rispetto ad altri. Altri quando c'è una competizione che, dove bisogna tirar fuori i denti forse non hanno ancora la mentalità per questa categoria, altri che è normale hanno disputato una buona gara ma non si è, se non si è poi indice a lottarsela in una certa maniera diventa difficile per tutti, cioè ci sono tanti spunti e tante riflessioni. Io guardo il pizzico di fortuna che non ci sta guardando come l'anno scorso magari in alcuni momenti e il primo tiro a porta che facevamo gol, quest'anno dobbiamo, non so quante ne abbiamo fatte oggi, 7-8 clamorose, pali, salvataggi sulla riga, ed è la sensazione che oggi forse se non ti gira bene poi magari la perdi anche questa partita, perché poi i presupposti a 10 minuti dalla fine se c'è un attimo di demoralizzazione o ti gira ulteriormente male non riesci più a raddrizzarla. Però abbiamo anche lottato in modo caparbio in alcuni momenti, alcuni ragazzi hanno dimostrato il loro valore, altri hanno fatto due ottime partite e oggi sono un po' calati, però dobbiamo uscire anche da un impasse di gioco, perché giocare in modo spettacolare e poi non ricavarne un ragno dal buco diventa anche poi penalizzante, perciò bisogna fare anche delle riflessioni naturalmente. Come dicevo prima, l'anno scorso potevamo permetterci due palleggiatori quando sugli esterni avevi dei giocatori come erano Gesse, come erano Lazzari o Garofalo o Mora che davano grande completezza a centrocampo. Quest'anno abbiamo quasi due ali, di conseguenza diventa anche bello vedersi la squadra, perché quando si distende bene, fa cross, e situazioni in pericolo per l'avversario, però poi bisogna guardare al risultato. Adesso faremo le nostre riflessioni di rito e di merito come normale. È chiaro che siamo partiti leggermente in ritardo visto i numerosi acquisti e cambiamenti che abbiamo fatto in questo ultimo mese. Il presidente mi sembra abbia detto che quest'anno il campionato nostro, ma come era nelle nostre aspettative, sarà diverso. Tante squadre in questo momento qua stanno soffrendo, altre invece che hanno fatto un campionato così e così, pur cambiando poco, di sicuro partono avvantaggiate. Io so che ho ancora tanto lavoro da fare, ho la speranza di colmare questi tempi e queste lacune nel più breve tempo possibile. C'è di fatto che in queste tre partite abbiamo creato quasi 20 opportunità da gol, abbiamo concretizzato su un calcio d'angolo e su un calcio di rigore, sulle azioni belle che abbiamo completamente creato non siamo mai riusciti a metterla dentro, perché ti viene morale, ti viene voglia di ricrederci in queste situazioni. Perciò adesso speriamo che tutti riescano a mettersi alla pari anche a livello fisico, perché solo alcuni giocando, l'anno scorso c'era capitato solo con Cordova che avevamo dato tempo a lui due mesi per poter giocando, anche se avevo cambiato modulo per integrarlo nel contesto della squadra, adesso vediamo se c'è necessità di questo, di cambiare anche qualcosa, perché poi il perdere o prendere gol lascia un po' l'amaro in bocca sempre. Adesso valuteremo insieme anche ai ragazzi le varie soluzioni che possiamo interpretare, però anche altrettanto vero che su questa strada si fanno anche tante occasioni da gol, bisogna avere la forza di credere nel lavoro che si fa e la pazienza che la gente deve avere nei nostri confronti in questo momento, perché siamo ancora un po' lavoro in corso. Il Presidente ha detto dimentichiamoci i playoff raggiunti l'anno scorso, occorre un cambio di mentalità, l'obiettivo è la salvezza, quindi magari cerchiamo soprattutto di badare ad ottenere questo risultato. No, vabbè, a me piace giocare per difendermi, lo sapete benissimo com'è la mia filosofia di lavoro, perché quei tre punti poi ti giochi le partite, ti viene entusiasmo, ti viene morale. È vero che l'anno scorso ci siamo trovati in una posizione di classifica bella, importante, interessante, avevamo una squadra completamente diversa da questa. Sapete che siamo partiti in ritiro con degli obiettivi, con una squadra, adesso è completamente, tra virgolette, in alcuni reparti cambiata. Abbiamo dei giocatori che sono delle scommesse, tipo Piniglia, che l'avete visto oggi quanta volontà, quanta vigoria fisica ha, però è da 5 anni che gioca pochissime partite. Bisogna dargli tempo di crescere e di lievitare, alcuni a trovare la miglior condizione, perché Thomas è ancora indietro rispetto a quel giocatore che avevamo visto l'anno scorso. Joelson, la prima partita che faceva, si è impegnato, ha anche segnato, ha creato opportunità da gol, si è dato da fare tantissimo per contribuire alla squadra. Poi sapete, non è facile di punto in bianco improvvisare 3 o 4 giocatori nuovi. Io penso che il campionato, se noi siamo tranquilli, calmi e sereni, questa squadra ci darà delle grandi soddisfazioni. È una squadra dotata di buone qualità, di buone capacità, deve solo trovare un po' una sua identità
e questo sta anche a me di trovare forse la medicina, il modulo giusto per far rendere al meglio tutti. Cioè non è semplice, perché arrivando giocatori nuovi anche io devo rivedere sempre moduli, meccanismi, e non è facile improvvisare un pochino tutto. Però avete visto come anche le altre squadre si sono rinforzate. Oggi naturalmente, se non avessimo preso questa sbella dei due gol così, potevamo gestire la partita e poi sistemarla verso il finale, perché alla fine poi noi ugualmente con la nostra struttura fisica, con il nostro non avendo dei giocatori rapidissimi se non in D'Alessandro, abbiamo più diesel in alcuni reparti, perciò l'abbiamo visto anche fino al 95esimo, come ci abbiamo creduto fino alla fine. Poi quando vai a vedere le occasioni clamorose, palo e tiro salvataggio e la ribattuta salvataggio sulla riga, quel pizzico di fortuna di sicuro non ci sta accompagnando. Primo punto arrivato in casa, adesso occorrerà ripetersi o almeno migliorarsi in trasferta. No, vabbè, chiaro, noi dobbiamo muovere la classifica, muoverla sempre, cercare di dare continuità dei risultati. Avevamo un inizio di campionato non facile, speravamo oggi in una partita che si mettesse più semplice, cosa che era successa. Poi siamo stati un po' noi, forse il rigore che ci ha un po' così fatto perdere la Trebisonda, alcuni ragazzi che sono calati la prima partita che facevano, di gran caldo giocare alle tre, tali situazioni. Però alla fine avevamo voglia di vincerlo, ce lo saremmo anche meritato forse alla fine. Come dicevo prima, io chiedo adesso un pochino a voi, ma anche ai nostri tifosi, che lo sanno benissimo che siamo in un momento tutto particolare, che quando arrivano tanti giocatori e tutti nuovi, al di là che alcuni li conosco, però è due anni che non li alleno, di conseguenza anche per me non è facile ricollegare a tutti gli altri il lavoro. Lo stanno facendo con grande applicazione, io mi auguro, come dicevo prima, di colmare questo gap che l'anno scorso ci aveva permesso di partire così forte nel più breve tempo possibile. Grazie mister.